Sì, Dubai è bella, però le donne devono stare tutte coperte, altrimenti le buttano fuori dal paese. C'è discriminazione, c'è pregiudizio verso i cristiani e tutte le culture non musulmane. È un posto in cui praticamente se non sei coperto la cima a piedi ti guardano male, se no addirittura vai in galera. Ed è un posto in cui lo scoprirai in questo video. Veramente tutta la verità su Dubai, sui Emirati Arabi, sulla base di un'esperienza di 1 anno e mezzo, di vita vera, vita vissuta. Da me con la mia famiglia, è una vita come quella che fai tu in Italia: supermercato, spesa, alimentazione, scuola e non quelle cose false di cui parlano spesso quelli che fanno i video su Dubai, ma che non vivono la vita di una vera famiglia tutti i giorni e magari neanche ci vivono veramente, ma sono lì solamente per non pagare tasse e ci passano 1 mese all'anno. Uè uè, cari amiche e cari amici, ben ritrovati dal vostro Roberto Buonanno, stratega dietro le quinte dei più grandi influencer italiani e titolare dell'azienda editrice di Tom's Hard e tanti altri bellissimi siti e di Tom's Network Insane Management, una realtà esagerata con i migliori talenti del web. Ma veniamo a noi. 1 anno e mezzo abito a Dubai con la mia famiglia e ho preparato un malloppone di cose da dirvi che nei miei sogni sarebbe bastato inserirli in un paio di video da 10 minuti e siamo ormai al 50° minuto di registrazione. Ma andiamo avanti, oggi parliamo di cultura e leggi. Arriviamo al punto della discriminazione delle donne fra poco perché è scandaloso ed è veramente una cosa inaccettabile che al giorno d'oggi le donne siano castigate in questo modo. Ma parliamo di questo. Uno, qui ufficialmente c'è la doppia lingua, quindi ogni cosa, ogni documento, ogni cartello stradale, ogni contratto per essere a rigore di legge deve essere in doppia lingua. Il mio contratto d'affitto, per esempio, da una parte è su 2 colonne, a sinistra inglese, a destra arabo, rigorosamente, che è un'opportunità. Fiscalità zero per persone e aziende, zero. Non paghi tasse su niente, neanche sui interessi dei tuoi investimenti. Sicurezza totale. Non solo non rubano, non c'è criminalità, non ti rubano in casa, non ti rubano la macchina, ma c'è totale sicurezza per la donna, perché qui la donna è portata in palmo di mano. Perché diversamente da quello che si crede, le donne sono molto rispettate, la cultura musulmana prevede in questo specifico paese che le donne girino col capo coperto e abbigliate col loro tipico abito molto bello, tanto impreziosito da ricami, imbellettato, nero e lungo fino ai piedi, e effettivamente il bagno al mare lo fanno con una specie di muta integrale che le copre tutte. Sì, però c'è tanta tolleranza per tutti gli altri, ci sono le chiese di tutte le religioni del mondo e le donne degli altri credi, degli altri stati, di altra religione, vanno in giro scosciate che non vi dico, nude. E ci sono qui, c'è un concentrato delle ragazze più belle del mondo. Alcune che fanno cose che non è bello fare, che sarebbe vietato, però qui veramente ti fanno fare veramente tutto. È una cultura molto aperta. Nonostante sia un paese musulmano dove vige anche la Sharia islamica, quindi la legge basata sulle sacre scritture della religione islamica, c'è tanta tolleranza perché è un paese aperto, soprattutto Dubai, qui vivono, dove vivono il 90% immigrati, hanno fatto una cultura di totale e illuminata apertura agli altri. Lo stesso Ramadan, il mese sacro dell'Islam, durante il quale i fedeli non possono né bere né mangiare dall'alba fino al tramonto. Ecco, fino a qualche anno fa, fino a 2 anni fa, durante quel mese tu non potevi mangiare e bere in pubblico e i ristoranti devono coprire con una specie di coltre, con delle paretine, i tavoli per impedire che si vedesse la gente che mangia. Da un paio d'anni non è più così, dall'anno scorso in realtà, non è più così. Neanche anche quello è stato moderato. E quindi l'omosessualità è vietata per legge. Ok, questo è vero, questo è oscurantista, arretrato, avete ragione voi, però io vi dico che qua io vedo ragazzi omosessuali camminare mano nella mano serenamente. Ho visto trans rigorosamente scollati con le tettone silicate al vento, ma erano chiaramente trans, camminare tranquillamente. Qui c'è tolleranza, soprattutto a Dubai, c'è tolleranza. Quindi non devi fare cose sconvenienti in pubblico. Quindi se un maschio e una femmina, come pure 2 maschi e 2 femmine, si baciano appassionatamente con la lingua bla 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 che va come un serpente in piazza, ti arrestano. Sì, lo fanno. È arretrato, oscurantista, ma è la legge. Che ti devo dire? Ti tollerano su tante altre cose, chiudono un occhio anche due su tante cose. Quello che fai a casa tua e dietro le pareti di un albergo, di una casa, di un posto privato,
sono affari tuoi, quello che fai in pubblico deve essere tutto rigorosamente compatibile con le leggi. E non si scherza, perché essendo la legge derivata dalla religione, ed essendo che qua ci credono veramente, qui non è che esistono praticanti e non praticanti, qui se sei musulmano sei praticante, punto. Cioè non è come da noi, siamo tutti cattolici, sì, ok, però in chiesa, per chissà come mai, le chiese sono vuote. Non ci vedo 50 milioni di persone in chiesa io, Allora, i posti dove c'è benessere, dove si deve star bene, i posti di relax, tipo le spiagge, i resort, sono belli, eleganti, silenziosi. In spiaggia non ci sono gli altoparlanti con la musica a 100 decibel, i lettini sono separati di metri. Non è come dove vado in spiaggia io a Torre dell'Orso, che quando è luglio inoltrato agosto la gente è così, con gli ombrelloni che finiscono ancora un po' in mare, tutti ammassati, non puoi alzare. Se un bambino gioca ti butta la sabbia addosso perché ce l'hai davanti. Non è così, ragazzi. Però qual è il problema? Il problema è che in assoluto, in questo posto, la maggior parte delle persone che ti permette di vivere questa vita di pregio, di avere gli ombrelloni, le sdraio, tutti i serviti riveriti, chiaramente più povera di te. Quindi qui, se hai un benessere economico, sei servito riverito e fai una vita esagerata. Poi non servono i milioni, bastano 3.000 euro al mese e vivi veramente bene qui, veramente bene. Poi con 10.000, 15.000, 30.000 vivi meglio. Ecco, diciamo che a Dubai non c'è limite in alto per la spesa. Tu puoi uscire al ristorante e mangiare con 10 euro e mangiare da Dio benissimo. Per esempio, come nei miei ristoranti palestinesi e libanesi preferiti, fai fatica a dargli 15 euro, ok? Ed esci che ti porti a casa anche la doggy bag. Ci sono dei ristoranti dove paghi facilmente 2, 3, 4, 50 mila euro a testa. Non c'è limite. Basta che prendi la bottiglia sbagliata di champagne o di vino e ti arriva una certa stangata. Non tutti possono godere di questo stile di vita. Ne ho parlato nel video precedente che ti invito a recuperare di questa miniserie. Però c'è assoluta libertà di religione. Da poco hanno aperto anche gli ebrei, che fino a poco tempo fa qui non potevano esattamente girare così tanto liberamente. Se non mi sbaglio c'è già anche almeno una sinagoga e ci sono chiese di ogni religione. Però c'è una monarchia assoluta. Cioè qui non è che l'attuale regnante, che lo sceicco, che vuol dire re Mohammed bin Rashid al Maktoum, detto Big Mo amorevolmente dal proprio popolo, non è stato eletto. È il figlio di Rashid, perché Mohammed bin Rashid vuol dire Mohammed figlio di Rashid, che era lo sceicco precedente, e ha scelto Big Mo per essere il suo successore. Quindi non ci sono grandi elezioni, non ci sono elezioni, punto e basta. È una monarchia assoluta ed ereditaria. Di conseguenza, la possibile lato oscuro, l'attuale sceicco è una persona illuminata, una persona alla quale veramente, se lo vedo davanti, io gli do la mano e gli dico: guarda, sei un grande, veramente, perché poteva stare tutta la vita col suo harem a godersi i proventi del petrolio, e invece ha costruito una delle città più incredibili al mondo, che dà ospitalità a persone di, se non mi sbaglio, 54-55 nazionalità diverse, se non di più. È la città con il record assoluto di maggior numero diverso di nazionalità presenti nei propri residenti. Però è una monarchia assoluta. Domani va al potere Hamdan bin Mohammed, il figlio, il principe, il crown prince, il principe ereditario, e potrebbe non essere un regnante illuminato come il padre. Non credo, però c'è la possibilità, non puoi scegliere tu il tuo rappresentante. Certo, in Italia non è che noi abbiamo eletto Draghi, non mi risulta di aver mai scritto Draghi su una cartella elettorale, e neanche Conte, ma questa è un'altra storia. Va bene. Difficile interagire con i locali, cioè gli emiratini non si mischiano facilmente con gli espat, però fa niente, non è un problema. Ci sono così tante persone con cui avere a che fare, però lato oscuro c'è un così elevato vai e vieni di lavoratori, dipendenti, manager, che magari tu fai amicizia con qualcuno e dopo un anno è stato trasferito dalla sua azienda in un'altra parte del mondo. Quindi c'è un via vai che potrebbe impedire gli sviluppi di alcune amicizie, però c'è sempre WhatsApp, mandi un messaggio, ogni tanto ti incontri. Non ci sono i gratta e vinci. Evviva! Il gioco d'azzardo è vietato
per legge. E giustamente quella porcheria dei Gratta e Vinci, che è un gioco d'azzardo, è vietato. Non ci sono i Gratta e Vinci. Ah, che meraviglia. C'è la lotteria. I Gratta e Vinci no. Complicazione per i visti, soprattutto se non sei sposato, ovvero qui per stare devi avere un visto di residenza, altrimenti mi sembra che possa stare massimo 2 mesi consecutivi, un totale di 5 mesi all'anno, che già sono tanti, però se vuoi vivere devi avere un visto. Il visto te lo danno o se apri la tua azienda, che è un po' complicato, oppure se sei dipendente di un'azienda che ti fa da sponsor, oppure se sei un investitore immobiliare, o recentemente hanno aperto la possibilità di un golden visa, quindi un visto d'oro, per persone con speciali meriti culturali, letterali e di vario tipo. Ma quella è un'altra storia. Allora, lato oscuro, è illegale vivere sotto lo stesso tetto con una persona che non è tua moglie o tuo marito. Qui vige la Sharia islamica, l'ho appena detto, e di conseguenza i rapporti extramatrimoniali sono vietati per legge, quindi la religione, il precetto religioso, diventa legge di Stato. E di conseguenza, se tu vai a affittare una casa, o nascondi il fatto che c'è un'altra persona con te, oppure potrebbero tranquillamente dirti no, tu convivi con una persona che non è sposata, io non te l'affitto. Immagino che ci siano tutti i modi per circuire, io sono sposato, non ho questo problema, ma immagino che ci siano tutti i modi per circuire, girare attorno a questa normativa. Però c'è, lo so, non è una legge illuminata, appena detto lo sceicco illuminato, che ti devo dire, ci sono pregi e difetti. Cioè, io non credo che avere Draghi sia un difetto. Ops! Non dico, non voglio dire niente. Se avere Draghi è un pregio, ditemelo voi, dai. Le leggi sono severissime. E va anche detto che mi raccontano, non ho esperienza personale, ma mi raccontano che la legge potrebbe essere applicata in base alla nazionalità. Quindi qua si suol dire che se fai un incidente d'auto, per esempio, se sei un expat occidentale e l'hai fatto con qualcuno indiano e pakistano, potrebbe essere che hai sempre ragione tu. Se sei una qualsiasi altra nazionalità e hai la sfortuna di aver fatto un incidente con un cittadino locale degli Emirati Arabi, potrebbe essere che hai sempre torto tu, quale che sia il fatto accaduto. Non lo sapremo mai, non mi è mai capitato. Io eviterei di andare a sperimentare. Ho appena scoperto che servirà un quarto video, tra l'altro, ma fa niente. Le dimostrazioni d'affetto in pubblico sono vietate, l'ho detto prima, quindi si può camminare mano nella mano, ma se vuoi farti una limonatina con la fidanzata rischi che ti denuncino, e quindi lo vieterei. Come è vietato per legge dire parolacce e fare gestacce. Tu fai il dito medio a qualcuno, galera. Cioè, arriva la polizia e dice, guarda, mi segue un attimo che l'accompagni in galera. Magari non ti arrestano sempre, però passi veramente un brutto quarto d'ora, ragazzi. Qui la polizia non scherza. No alcol. L'alcol è vietato per i musulmani, ma si può bere tranquillamente in tantissimi posti, come per esempio gli alberghi e i ristoranti che hanno la licenza per servire alcolici. Gli alcolici ovviamente costano di più, ma ci sono tutti i vini migliori al mondo. Io mi ricordo, ho visto un video del grande Douglas Mortimer, il nostro grande profeta dell'eleganza classica maschile, e lui raccontava di come sia un appassionato di questo vino masseto, che però è introvabile, va esaurito non appena prodotto. Ecco, io sono andato a questo resort ad Abu Dhabi, a un certo punto mi giro, e in un posto a caso all'esterno, in uno dei tanti allestimenti di ristoranti all'aperto, c'erano tipo 25 bottiglie di masseto. Cioè, quindi non è un problema bere alcolico, l'importante è che tu per comprarlo abbia una licenza oppure vai nei posti dove è consentito comprarlo. E quando si viene qua puoi portare al massimo 3 litri di alcolici, per esempio, in aereo, e basta. L'ho già detto, malattia assoluta? L'ho già detto che non ti fanno fare telefonate via WhatsApp, ma chissà perché? Io lo so. Tanti poveri che servono i pochi ricchi, è così, ragazzi, che ci posso fare, però è anche vero che non mi sembra che le pulizie negli uffici, nelle case in Italia, le facciano i rampolli della dinastia Agnelli. Ok? Non mi sembra. Certo, qui è tutto più spudorato. Qui la ricchezza è proprio, te la buttano in faccia. Ecco di qua, yacht, isole private con foreste tropicali, isole artificiali costruite dal nulla, ville pazzesche, Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, cioè
quella ricchezza te la buttano in faccia, che è una cosa che da un certo punto di vista però è anche stimolante. Cioè, vedere cose belle, se non sei un rosicone invidioso che muore dentro quando perché pensa che le cose belle e gli altri non se le sono meritate perché tutti i ricchi sono dei ladri, ecco, se non sei un rosicone è stimolante. Beh, ragazzi, le cose belle sono belle, sono belle da vedere, ed è certamente più piacevole vedere un bellissimo albergo con davanti delle Lamborghini e delle Rolls Royce che passare dal quartiere del Gratosoglio e vedere delle ciminiere e una banda di Latinos che ti vuol tagliare la mano, credo, eh. Poi chi non conosce il Gratosoglio è un'altra storia. Quindi, che vi devo dire? Io, per quanto mi riguarda, l'ho detto anche negli altri video, ogni volta che ho una persona che mi fa un qualsiasi tipo di servizio, il cameriere, il giardiniere, l'addetto della piscina, il corriere che mi consegna i pacchi, il signore che pulisce i bagni dove io vado al centro commerciale, io gli lascio la mancia, serenamente e con un sorriso sulle labbra, e dico grazie per il tuo lavoro, basta, io faccio del mio. E poi ragazzi, finisco nel prossimo video, parleremo di sanità, della comunità italiana che è molto interessante ma anche un po' pericolosetta, e della vita di tutti i giorni, perché non potete immaginare qua quanto costa andare dall'estetista e dalla parrucchiera, non potete immaginare, lo scoprite nel prossimo video, che se è già uscito lo trovi qua.